Poracci, come promesso, torna solo risposte sbagliate. Ci eravamo lasciati con la missione più trash dell'universo e Mossa ancora una volta è stato il più rapido di tutti a riconoscere Yakuza Kiwami 2. Tra l'altro è un titolo che ho già usato in solo risposte sbagliate. Chi si ricorda quando? Tra le risposte più creative ho apprezzato tantissimo l'omaggio ai Rugrats, ma come risposta più sbagliata in assoluto premio Schifu. Più morti fai, più aumenta la panza. Non so bene cosa c'entri, ma sento puzza di capolavoro. E siccome oggi sono in ritardissimo, beccatevi subito il titolo di oggi. Di che gioco si tratta? Solo risposte sbagliate, sorprendetemi. Poracci, bentornati o benvenuti su TG Poro, l'unico format di YouTube Italia dove si parla di videogiochi per due volte di seguito alla settimana. Quella di oggi sarà una puntata ricchissima, piena di rumors, analisi di mercato e celebrazioni. Tanti sentimenti e pochissimo tempo da perdere. Come al solito vi invito a unirvi alla conquista non violenta di internet.poro e la fondazione del Poroverso. Basta che vi iscrivete a sto canale. Il resto potete fare come Poro vi pare. Bene, ho detto tutto, iniziamo! Nonostante siano passati pochi giorni dall'ultimo TG Poro, possiamo già di nuovo aprire con un nuovo angolo delle poracciate ricco di poracciate. Dalle parti di Sony abbiamo infatti il consueto leak di D-Labs, che con una buona settimana di anticipo rende noti quali saranno i titoli ad aggiungersi al catalogo del Plus Essential nel mese di febbraio. A partire dal 7 sarà possibile aggiungere alla propria collezione Holy Holy World, Mafia Definitive Edition, Destiny 2 Beyond Light e Evil Dead. Per quanto mi riguarda, quella di Holy Holy è un'ottima aggiunta. Dagli stessi sviluppatori ho adorato Rollerdrome, che è finito nella mia top 10 dei giochi del 2022 e sono curiosissimo di provare questo terzo capitolo open dedicato al mondo dello skateboard. Anche la Definitive Edition di Mafia non è niente male, mentre non credo di avere il tempo e il coraggio di gettarmi in dei titoli online infiniti come Destiny 2 e Devil Dead. Intanto però vi ricordo che avete ancora una settimana per riscattare i titoli di gennaio, non lasciatevi sfuggire Star Wars Fallen Order e Axiom Verge 2. E proprio come accaduto la scorsa settimana, anche un altro titolo Classic è stato aggiornato con l'aggiunta del supporto ai trofei. E si tratta di nuovo di un titolo PSP, che anche questo non ho mai provato prima d'ora. No Heroes Allowed. I pareri di chi l'ha giocato sono molto positivi. Chissà, magari questa dei trofei può essere una buona scusa per dargli una chance. Per quanto riguarda Xbox, invece vi ricordo che le aggiunte sul pass arrivano di settimana in settimana. Oggi è il turno dell'Early Access di RoboQuest su console, titolo che su PC ha recensioni straentusiastiche da parte dell'utenza, e nei prossimi giorni arriveranno anche Age of Empires 2 su console, Il picchiaduro di JoJo, Darkest Dungeon e anche Hot Wheels Unleashed. Considerando anche quello che è stato aggiunto nelle ultime settimane, direi che si tratta di un mese a dir poco ricchissimo, non trovate? Situazione molto diversa invece per i Games with Gold, sempre di Microsoft, e qui si presenta veramente l'inutilità totale. Febbraio vedrà l'arrivo prima di For the King e poi in seguito di Guts and Goals. Ma sul serio, c'è qualcuno che è abbonato al Gold e non al Pass? E nel mentre, proprio adesso, mentre sto scrivendo questo episodio, stanno uscendo le prime recensioni del nuovo platform di SpongeBob, The Cosmic Shake. E vi dirò, sono rimasto parecchio sorpreso. Nonostante la tiepida ricezione ottenuta dal ritorno di Battle for Bikini Bottom, questo inedito platform old school sembra aver convinto un po' tutti. Addirittura l'edizione per Nintendo Switch, nonostante qualche problemino tecnico, ha ricevuto ottime recensioni e che vi devo dire? Di fronte a un platform 3D vecchio stile, io difficilmente riesco a dire di no. Discorso diverso per Trek to Yomi, l'indie side-scroller in bianco e nero che ha riscosso un moderato successo l'anno scorso, anche grazie all'inclusione all'interno del Game Pass. Esce oggi il porting su Switch, che purtroppo però non è così entusiasmante. L'impatto grafico viene notevolmente ridimensionato nella versione per console ibrida e in un gioco dove l'atmosfera porta avanti gran parte dell'esperienza, si tratta di un difetto su cui è difficile
difficile passare sopra. Per quanto riguarda invece i giochi che ancora devono uscire, torniamo a parlare un attimo di Kirby Return to Dreamland Deluxe. Effettivamente l'ultima volta che ne ho parlato sono stato un po' disfattista, e tra tutti i porting in HD a metà strada tra la remaster e il remake, questo di sicuro non sembra un'operazione pigra o fatta tanto per racimolare due spicci. In fondo l'abbiamo già visto dai trailer di presentazione, il titolo comprenderà parecchie novità rispetto all'originale pubblicato su Wii, ma ora questa foto del retro della copertina, nel caso non si rivelasse un fake, svela anche un pezzo di storia inedito indicato come il Magolor Epilogue. Non sappiamo nulla al riguardo se non che si tratterà di una quest extra disponibile dopo il finale del gioco. Niente male, no? E intanto continuano i leak in casa Guerrilla Games. Non solo sappiamo già da un bel po' che lo studio è al lavoro su un titolo multiplayer online ambientato nell'universo di Horizon, il che conferma la strategia di Sony di voler investire pesantemente nel mondo dei titoli a supporto continuo, ma inoltre durante il weekend è addirittura saltato fuori un leak assurdo. Interi video di gameplay di una build preliminare di questo titolo multiplayer online datata 2020. Purtroppo non posso mostrarvi direttamente le immagini perché c'è il rischio di rivendicazioni del copyright, però le ritrovate facilmente su internet, basta che cercate su Reddit. E che dire, si tratta di una early build, ma mi ha colto decisamente di sorpresa. Immaginatevi una sorta di Monster Hunter, però con lo stile grafico di Fortnite. Non so bene cosa pensare, aspetto di sapere la vostra nei commenti. E a proposito di cose che non posso mostrarvi, Illumination ha pubblicato un nuovo trailer di 30 secondi del film di Super Mario. E abbiamo un altro pezzettino dello scontro tra Donkey Kong e Super Mario, solo che questa volta vengono introdotti altri due elementi inediti. Abbiamo un grandissimo omaggio a Super Mario 3D World, con l'apparizione di Mario Gatto, e anche il primo assaggio della recitazione di Seth Rogen nel ruolo di un Donkey Kong cattivissimo. Al momento non è ancora uscito il trailer in italiano, voi cosa ne pensate? E a questo punto, visto che stiamo parlando dell'idraulico baffuto, passiamo alle notizie del giorno. Infatti la scorsa settimana un noto leaker ha fatto un post decisamente interessante. Si inizia soltanto adesso a parlare di questa eventualità, ma secondo me ha parecchio senso discuterne. Ci fidiamo o non ci fidiamo del leaker Zippo? Beh, in varie occasioni non si è dimostrato certamente affidabile. Tra le tante cose, io ancora sto aspettando il platform di Donkey Kong. Maledizione. Ma c'è da dire che l'ultimo post sul suo blog apre a uno scenario molto interessante e non così assurdo. Se infatti tutti quanti noi ci stiamo aspettando un titolo con protagonista Mario per accompagnare il lancio del film nei prossimi mesi, Zippo avanza l'ipotesi che Nintendo abbia pronto in cantiere un nuovo sportivo di Mario, questa volta appartenente al mondo del baseball. Come tempistiche, pensateci, non sarebbe così assurdo. Si potrebbe seguire lo stesso pattern dell'anno scorso con Mario Strikers Battle League, un annuncio a sorpresa durante un direct di febbraio, con una pubblicazione poi prevista per la metà dell'anno. Sarebbe un riempitivo perfetto per tappare un altro anno senza un platform della mascotte. A dirigere i lavori ci sarebbe Bandai Namco e Now Production, gli autori del remake di Pac-Man World, tanto che Zippo allude al fatto che uno dei personaggi sbloccabili potrebbe essere proprio la sfera gialla. Ma la vera domanda è un'altra: quanto possiamo essere emozionati di fronte a un annuncio del genere? Non lo so, da parte mia purtroppo non troppo. La serie baseball da noi non ha mai veramente preso piede. Il capitolo per GameCube credo se lo ricordino in pochi, e il seguito per Wii, Mario Sluggers, non fu mai pubblicato in Europa. Magari qualcuno di voi avrà passato qualche ora sul 3DS a giocare a baseball all'interno di Mario Sports Superstars, ma si tratta di sicuro di uno sport lontanissimo dai riflettori qui in Europa. E poi mettiamoci pure che ultimamente tutti gli sportivi partoriti da Nintendo si sono rivelati le grandissime occasioni sprecate. Titoli interessanti, alcuni addirittura bellissimi, ma con pochissimi contenuti. Quindi non lo so, aspetto di sapere la vostra. Da una parte un nuovo Mario è sempre un nuovo Mario, ma tra tutte le serie che si possono ripescare, c'è qualcuno in trepidante attesa di un nuovo Mario Baseball? Per quanto riguarda Sony, invece, abbiamo già notizie più concrete di cui discutere. Purtroppo però anche qui navighiamo un po' nell'incertezza. Tutto nasce dalla nuova campagna marketing di Sony dedicata a PlayStation 5. Innanzitutto abbiamo un blog post che sembra spezzare una maledizione vecchia di 2 anni. Secondo Sony stessa, da questo momento in poi sarà molto più semplice trovare la console presso tutti i rivenditori del mondo, dopo anni di stock inesistenti e prezzi folli imposti dai bagarini.
Ci stiamo veramente avvicinando a una situazione in cui sarà possibile entrare in un negozio e inciampare in una PS5? Speriamo di sì, ma non è che Sony abbia fornito delle coordinate concrete. Credo purtroppo che ancora ci vorrà un po' di tempo prima che si arrivi veramente a uno scenario del genere. Però, insomma, speriamo che la situazione migliori di giorno in giorno. Il post però è stato accompagnato anche da un nuovo trailer promozionale, dal doppiaggio poraccio al 100%, dove viene dato risalto, tramite delle sequenze live action, ad alcune delle esclusive PlayStation più importanti. Si apre con Spider-Man 2, si prosegue con Horizon, Returnal e anche God of War, ma ci sono alcuni frame che hanno scatenato la fantasia dei fan, perché come potete vedere da queste due immagini, la pubblicità sembra alludere a un potenziale nuovo capitolo di Uncharted. Dopo la chiusura dell'arco narrativo di Nathan Drake, la protagonista femminile potrebbe essere la figlia dell'ex protagonista, oppure potrebbe trattarsi anche del primo teaser del nuovo Tomb Raider, che sappiamo essere in sviluppo. Secondo voi, Naughty Dog tornerà sui suoi passi con un nuovo capitolo di Uncharted? E chiudiamo poracci con una bella notizia che mi rende veramente felice. Non solo Hi-Fi Rush è stato accolto positivamente la critica, ma inoltre sta anche vendendo parecchio bene. Prendendo infatti come punto di riferimento il database di SteamDB, possiamo sapere i ricavati di ogni pubblicazione sulla piattaforma di Valve. E nella scorsa settimana abbiamo un risultato strainteressante. La fatica di Tango Gameworks si è posizionata all'ottavo posto, superando anche una produzione di ben altra entità come Forspoken. Attenzione, perché SteamDB organizza queste classifiche non in base alle unità vendute, ma secondo il criterio della revenue, ovvero dei guadagni. E questo significa che Hi-Fi Rush, per generare gli stessi ricavi di Forspoken, deve vendere molte più copie e quindi il risultato è ancora più impressionante. Vogliamo parlare poi del fatto che Forspoken è praticamente una produzione AAA con alle spalle una campagna marketing che va avanti da mesi, mentre Hi-Fi Rush è un side project che è stato pubblicato senza alcun preavviso il giorno stesso in cui è stato svelato al grande pubblico? E poi aggiungiamoci anche che Hi-Fi Rush è disponibile sul Game Pass e il suo successo diventa ancora più sorprendente. È rassicurante vedere che l'industria e i consumatori riescono ancora a premiare le belle idee e, per quanto mi riguarda, Hi-Fi Rush è già uno dei top del 2023, una bellissima sorpresa che consiglio a tutti quanti di recuperare. Mi dispiace per Square e per Forspoken, un titolo condannato ancor prima di uscire, ma le avventure di Chai e 808 sono qualcosa di incredibile nella loro freschezza. Mi raccomando, se ne avete la possibilità, provate Hi-Fi Rush, titolo poraccio al 100%. E questo poraccio era tutto per oggi, vi ringrazio per essere arrivati fino in fondo e non mi resta che darvi appuntamento al prossimo video, che arriverà quando arriverà. Voi nel frattempo, mi raccomando, fate bravi, riposatevi dormendo soni tranquilli, ma soprattutto nerdate duro. Io sono il Poro Hai, Michele Fai, ciao! Ehi ehi ehi, fermo! Se questo tipo di video ti piace, prendi in considerazione l'idea di supportarmi sul Poreon, il Patreon dei poracci. Con un piccolo contributo mensile mi puoi aiutare enormemente a portare avanti i contenuti qua sul canale e in cambio ricevi anche delle ricompense di tutto rispetto, come retroscena, anteprime e anche live esclusive dove andremo a caccia di retro game. Ti lascio il link in descrizione e ricordati che poracci si diventa! Sono stato così veloce che oggi arriverò in ritardo solo di 1 ora e mezza.